Grandissimo. MA39 Cerbero. Sì, li abbiamo già incontrati. Abbiamo incontrato anche il simpaticone. Pure questi. Questo no, però. Non ci tengo, sinceramente. Stabile di sviluppo e gente a caso. 8462. Grazie. Perché ho la vaga impressione che quel coso sarà il boss finale? Passaggio segreto. No, non era un passaggio segreto. Chiave del laboratorio? Certo. E qui c'è un altro di quei cosi per l'immissione? Cioè, per forza, dai. Non ci credo che non c'è. Non è possibile che non ci sia. Dai, scusa, un laboratorio del genere? Mi vuoi dire che uno non è uno dei tre laboratori? Non ci credo. Questa cosa mi puzza. Sei sicuro che non lo vuoi il disco? Guarda che è bello, un bel disco. Ok, non vuole il disco. Ci andiamo. La porta con l'elettricità. Noi abbiamo una chiave con sull'elettricità. Coincidenze? Ne dubito. Ora c'è solo da scoprire. Dovrebbe aprire la porta a sud e l'altra porta. Vediamo se sono solo quelle due lì. Perché se sono co solo quelle due lì ce la fa scartare. Abbiamo uno slot libero. Mamma mia, tutto il gioco con questo problema degli slot. Zombie morti. Zombie ancora morti. Zombie ancora morti. Ok. Ah, perfetto. Esattamente quello che speravo. Ora, qua dentro questa stanza è abbastanza grande. Abbastanza grande da avere dentro uno zombie. Guarda che non sono sordo, ti sento. Ok. Dove sei? Cosa sei soprattutto? Eccolo qua. Ragno. No! Robo strano. Scompari di tuo? Ok, grazie. Molto gentile. Un robo strano bello grosso, tra l'altro. Strumenti di precisione. Tavolo operatorio. Oh porca. Signor Ant-Man, la prego. Stia giù. È pericoloso. Posso aprire sta porta? Bloccata dalla ruggine. È azzurra? È azzurra, quindi non c'è nient'altro. Però di qui c'è un passaggio, anzi due passaggi. Questo. Che mi porta dove ero prima? Sì, però dall'altra parte. No, non le voglio. Quindi non è questo il passaggio. C'è un altro passaggio che porta dall'altra parte. Di qua. Di qua. Che mi ha portato in una stanza ancora più brutta. Ah, mi ha riportato di nuovo qua. Merda. Cosa cavolo sto facendo? Scusa, c'è una botola qua. Una botola qua e una botola qua. A me sembrava di essere passato di qua. E infatti sono passato di... Ci sto capendo più niente. Sono passato di qua. Sono andato di qua. Fin lì. Ci siamo. E qua dentro non c'è niente. Però se mi ha mandato qua dentro vuol dire che posso raggiungere qualcosa che non potevo raggiungere dall'altra parte. Per forza.
Ah, ecco qua. Sì, non la granata accecante. Questo. E siamo a due, ce ne manca uno. Quindi direi che torniamo nella stanza di prima, torniamo su, prendiamo l'altro disco. Salviamo, perché tanto non è un problema. Posso spingerla? Sì, posso spingerla. Ottimo, così non devo fare il giro del lock. Grazie. Ottimo, ottimo, progressi. Ci manca solo un disco. Adesso vado a prenderlo, salvo. E vado avanti. Oggi ho intenzione di finire questo gioco. Non mi interessa quanto sarà lunga questa sessione. Sto registrando da tipo 2 ore e mezza. Sto andando avanti, non mi interessa. Voglio vedere come finisce e quando finisce. E ho già in mente cosa fare come prossima serie. L'ho già preparato, già lì pronto. Nel senso che non l'ho ancora registrato, però è lì. Appena ho tempo lo registro. Però prima volevo finire questo. Ok, quindi abbiamo scoperto che gli Ant-Man lì sono debolissimi. Un colpo barra due colpi e vanno giù. Però penso che siano abbastanza veloci. Non farmi la musica drammatica quando sto entrando in una porta. Mi serve il disco. Ho altri proiettili magnum. Sì, direi che facciamo una cosa intelligente. Li mettiamo tutti assieme, così me li porto dietro. Perfetto. Nastro, ce ne ho altri due oltre a questo, quindi non dovrei avere grossi problemi per quello. Altro? Niente. Salva. Sì. Devo prendere il disco. L'ho preso? Non ne sono sicuro. È la quinta volta che salvo qua. Bello che c'è gente che completa sto gioco senza salvare neanche una volta. Quelli sì che sono pro. Io invece no, c'è anche gente che completa sto gioco in 5, 6, 7 ore. Però vabbè, beh, direi che avendolo fatto già una volta, la seconda volta è più semplice perché sai già cosa devi fare. Cioè i puzzle, non ci perdi neanche un secondo, sai già che devi fare ta-ta-ta, sai già che la password è John e Ada, quindi non c'è neanche bisogno che vai a vedere. E anche l'altra è Cell, perché dubito che cambino. Ci manca solo una porta. Questa porta è aperta. Qui ci deve essere l'altro laboratorio, l'ultimo che ci manca. E probabilmente degli zombie. Ok, allora c'è una porta a sinistra, una porta dritta e una porta a destra. Questa qui l'ho già aperta. Direi che andiamo qua sopra. Vediamo molto attentamente che questo ascensore non funziona. Poi c'è una porta qua. Dimmi che sei uno dei laboratori. C'è uno spray, una cassa e un punto di salvataggio. Ma dai. Cioè io sono andato a fare tutto il giro e poi c'era qua un punto di salvataggio. Vabbè, meglio di niente. Abbiamo uno spray in più. 6 munizioni in più. Frigorifero spento. Chissà cosa. E altre munizioni per il fucile. Che chiaramente ci portiamo dietro. Cioè no, non è che ce le portiamo dietro. Le mettiamo qui. Altro. Vediamo un po' di che colore è la stanza. È ancora rossa, vuol dire che c'è ancora qualcos'altro. Le pareti sono coperte da decine di graffi da artigli. E ci sono dei nastri inchiostratori, giustamente. Ottimo. È ancora rossa? No. Vuol dire che anche questa stanza è fatta. Possiamo mettere via questi. Volevo metterli di fianco così almeno non me li perdo. Sì, questa stanza è fatta. Ci rimane solo la stanza qua in basso e nient'altro. Almeno non nel laboratorio. A meno che non c'è un'altra parte di gioco. Cosa probabile. O comunque plausibile. E dei zombie? No. Una porta. Questa porta non mi piace. Per niente. Ormai vado a sensazioni delle porte per vedere cosa c'è qua dentro e ho già sentito un rumore che non mi piace. Oh, porca. Fuck off! Ok. Fuoco arde poderoso.
fornace, sì, è probabile che sia una fornace. Ok. Siamo dall'altra parte. Sì. Capito, dobbiamo riempirla di carburante. Cherosene va bene? Perché se è cherosene so già dove andarlo a prendere. Dai, lo so che sei qua. Vieni fuori. Non fare il timido. Perché fa il timido? Porca. Uomo formica. Più che formica sembra l'uomo mosca, però... Devo dargli fuoco, si elimina da solo. Devo dargli fuoco. Capisco perché mi dice che non è necessario. Ah, perché non è ancora morto. E ho appena sprecato un proiettile. Ma era morto! Attenzione, uomo mosca. Però ce n'è un altro. Almeno, dal rumore. Eccolo qua. Mancato! Bel tentativo. Questa è l'ultima stanza. Dove, qui dentro deve esserci. Mosca! Pacchio uomo, mosca. Eccolo qui. Nessuno può dirmi cosa fare. Ok, ora andiamo subito dall'altra parte. Voglio sapere cosa c'è qui dentro. Perché... Non sembra essere... obbligatoria come cosa. Ehi, una granata. E c'ho un uomo mosca dietro. Dannazione, uomo mosca. Sei un bastardo. Altro uomo mosca. No, voglio tornare indietro. Allora, in questo gioco non ci sono mai stati dei mostri che arrivano in maniera infinita, nel senso uno dopo l'altro all'infinito. Però gli uomini mosca qui continuano ad arrivare. Che poi io li chiamo uomo mosca, poi avranno sicuramente un nome. Anche quello di prima, il gobbo di Notre Dame. Ok, devo andare dall'altra parte. Munizioni, siamo a 3, con 12 di ricarica, così siamo a 6, con 9 di ricarica. Andiamo di qui. Presumo che vogliamo far saltare in aria questo posto. Almeno fra carburante che se scosso può esplodere. E roba varia. Mi dà l'idea che noi non vogliamo molto bene a questo posto. Andiamo di qui. E qua in fondo. Sì. Tutte e tre magari. Due. Perché non poteva fare tira tutte e tre. Boop. Questa dovrebbe essere la prigione almeno. Perché c'erano tre laboratori di ricerca, la stanza audio video là e la prigione. Quindi questa è la prigione. Se è una prigione molto buia e molto sotto. Chris? Jill. Oh. Chris, Wesker's the... I know. No, io no. Wesker è malvagio, probabile. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Ho uno shotgun, potrei sparargli. Cosa posso fare per aprire sta porta? Come posso salvarla? Mm.
Non ho idea di come salvarla. Veramente non ne ho idea. Però deve esserci qualcosa qua sotto. Perché non ho nient'altro. Quindi o c'è qualcosa qua sotto. L'uscita del laboratorio, vabbè. Come la posso tirare fuori di lì? Sto pensando, per quello che non parlo. Ok, andiamo a salvare. Dopodiché faccio una pausa, mi riprendo e poi proseguo subito. Era questa la stanza per il salvataggio. Presumo che dobbiamo riempire la fuel... quello che è, però non so con cosa. Cioè, con sicuramente con un carburante, che penso che si possa trovare nella stanza dove stavamo andando, dove c'erano tanti di quei cosi rompiscatole, però non so come. Quindi a tra poco.